il mio commento non può essere positivo, perché per quanto riguarda l'inno all'inizio delle partite, penso che sia una cosa dovuta specialmente al nostro sport. Io ricordo solo quando facevo il presidente di Confindustria, ogni convegno, prima di iniziare il convegno, facevo suonare l'inno, quindi chi più di me può accettare una cosa del genere. Per quanto riguarda i diritti di Silver, lì c'è stata un'offerta all'ultimo momento da parte di Rai, che ci ha promesso delle sorprese che al momento non possiamo comunicare tra la seconda e la terza giornata di campionato, quindi la ragione per cui è stata scelta la Rai anche per questa volta. Ma entrerai in vigore del pacchetto quando è stato firmato il contratto? No. Quindi diciamo dalla seconda e terza giornata in poi di campionato verrà? No, no, da subito hai il pacchetto Silver, il pacchetto Silver. Dalla seconda della giornata di campionato ci sarà una sorpresa da parte di Rai. Quindi loro il lunedì lo prenderebbero già dalla prima. Sì. Posso fare così? C'è una domanda, una più che altro un ragionamento che voglio fare. In questi ultimi giorni ci sono state appunto molte, tra virgolette, discussioni sulla questione comunque abbonamenti. Sulla questione abbonamenti, così sui 1500 comunque abbonamenti, ci sono stati comunque paragoni fatti con Brindisi e Sassari. Però la questione è che, cioè, io ci ho pensato un po' e l'ho dovuto analizzare, ma la questione è che Brindisi e Sassari in questo momento rispetto alla Juve Casetta, cioè non ha pensato per il caso, ma principalmente un progetto che parte un po' più dietro rispetto a quello della Juve Casetta, mentre quello della Juve Casetta l'ho fatto io proprio quello. Sì, mentre la Juve Casetta è una ricostruzione, Brindisi. Ma il paragone l'ho fatto io esattamente quello, forse non sono stato chiaro. Io ho come esempio due società che hanno fatto entrambi un progetto triennale ed oggi al quarto anno iniziano a raccogliere. Sì. Ho preso due società, due piazze, due province con ricchezza media simile a quella di Caserta e densità di popolazione simile a Caserta. Okay. Non ho fatto altro. Questo. Però anche loro, per quanto riguarda gli abbonamenti, al quale progetto di riferimento, avevano molti più di 1.400-1.500 abbonamenti, non al terzo anno del progetto, ma siamo al secondo, ma già dal primo. Se vuoi prendere Pistoia e Pesaro, sì, che sono storicamente messo un po' peggio di noi, città più piccole e quant'altro, hanno molti più abbonamenti di noi. No, io semplicemente mi baso comunque sulle parole o arrivatemi sui comunicati lette, sui comunicati stampa. Quindi giusto, cioè è giusto una discussione. No, ma è giusto, guarda, io studiare, valutare per crescere. Quindi per far crescere la mia Casetta ho monitorato quelle che secondo me sono due società, ripeto, Brindisi e Sassari, che hanno fatto bene, un'ottima programmazione, iniziano a raccogliere risultati più l'una dell'altra, ma che hanno incassi più del triplo dei nostri, come abbonamenti, come sponsor e tutto il resto. Perché? Ora sto cercando di capire dove siamo andati, no? Io non ho la risposta. Lo so. Non è facile darsela. Qua lo stesso problema non lo sicuramente sì, però è vero sì che il calcio anche in Serie C per certi versi potrebbe attrarre più del basket di Serie A. Ma è anche vero che il ritorno immagine quando riguarda investimenti in marketing trova più il basket di Serie A che il calcio di Serie C. Ma questo dipende anche dal tipo di... Vabbè, ovviamente dal brand che interessa, che si interessa a livello territoriale o a livello nazionale. Cioè noi oggi, esempio, per quanto riguarda i pagamenti siamo 1465 ad oggi. Non è un dato soddisfacente. Venerdì prossimo si chiuderà la campagna abbonamenti. Come ho già avuto occasione di dire, venerdì prossimo vi comunicherò un dato definitivo e vi dirò per la prima volta, penso che non sia mai successo per la Casetta, quanti abbonamenti gratuiti sono stati dati, quanti erano l'anno scorso e quanti erano da prima. E vi dirò pure come sono stati suddivisi. Poi vi do delle novità. Abbiamo selezionato su tutto il campionato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite di casa. La prima sarà quella dei Brindisi, per le quali ci sarà un aumento dei biglietti. Questo per premiare ancora di più i nostri 1465 abbonati. Arriviamo con Brindisi anche il giorno? Secondo. Ah, quindi iniziamo subito. Quindi diciamo, privilegi è un premio a
chi ha sostituito la... Diceva, se ti ha pensato io mio figlio mi detto una volta che questo no, la razza solo in quelle sette partite sì, solo in quelle sette partite ma non a caso sono state cinque no ma è una cosa che fanno anche altre società non vedo perché non possiamo fare ciò che fanno altre società e qualora decidiamo di farlo veniamo sempre più no, no, ma questo sarà uno dei il 50% delle partite giovanili sono 15 sì. Mi pare anche giusto perché comunque sia, ricordiamo che la Lega si è spostata dai prezzi di abbonamenti più bassi in Italia, sì. Penso che è fondamentale. No, ma vedi, a me quello che dà fastidio, però è ciò che poi abbiamo le critiche come se dessimo 2-3.000 abbonamenti omaggio a stagione. Quando sentono qual è l'importo, se si sente qual è l'importo degli incassi sugli abbonamenti, poi è facile dire perché date troppo abbonamenti gratis. Ma non è per niente così, l'anno scorso saremmo arrivati a 400 abbonamenti gratuiti, forse anche meno contro gli 800-900 di due anni fa. Quest'anno abbiamo tagliato ulteriormente, quindi poi comunque settimana prossima vi darò proprio il dettaglio. Anche perché sui biglietti ci siamo sentiti dati martedì, io ho avuto testimonianza di tifosi di altre piazze, sì. Dicono che quasi a testimoniare da i biglietti, soprattutto quelli popolari, costano la metà, se non addirittura. Sì. Qui sono tutte le gare in cassa per le trasferte più vicine di coloro che vengono a giocare qua, per avere il pubblico che paga loro. No, non è questo. No, è una battuta, ah, Carlo. È una battuta, che lei. Cerchiamo di vendere il prodotto basket, come da politica che stiamo adottando con la Lega, ho iniziato a stare qua. Il basket va pagato. Perché è uno spettacolo, il tifoso non mi venga a dire non vengo perché il palo maggiore è lontano, devo fare 10-12 km come ho letto in questi giorni, perché sinceramente sono discorsi fini a se stessi secondo me, perché sicuramente al palo maggiore ci serve. Se vogliamo organizzare la vetta, organizziamo pure, noi siamo ben disposti, abbiamo fatto un tentativo l'anno scorso, c'erano poche persone, ovviamente non possiamo rimetterci anche sui costi del allenamento. Allora se abbiamo una garanzia che quantomeno si copre il costo del servizio, siamo bellieti, siamo i primi a volerlo organizzare, ma nel momento in cui il servizio in verde non ha un senso. La prima gara in casa con Brindisi, cioè la concomitanza di Casertana Barletta, sì. Ma non c'è possibilità di... Non lo so, guarda, questa è una cosa che dipende più che altro dalla prefettura. Sicuramente è stata fatta, c'è stata una leggerezza dentro le parti, quindi... Sì. E andiamo a perdere noi come a perdere la Casertana, certo. Anche se noi abbiamo inviato il nostro calendario alla Casertana quando è uscito, proprio per evitare queste concomitanze. La Lega non ne ha tenuto, la Lega Calcio non ne ha tenuto conto, da quello ce ne riferite. Ora aspettiamo, vediamo la prefettura cosa dice, sicuramente. No, no, ma cioè, non conviene a nessuno dei due giocare simultaneamente, quindi come la stessa scelta di mettere la Roma in casa, certo, a fuori gruppo, al cimitero lì, non so dove c'è, ma adesso sono delle cose che... Presidente, una parola su settore giovanile, si è iniziato anche dopo in fase, sì. Come partito che credo che sia l'anno zero anche per... Sì. Per il settore giovanile diciamo che l'anno zero per il nostro corso. Stiamo puntando molto sul rafforzarlo, sempre come abbiamo detto sempre se io devo gli avanzi, non ha parlato, il settore giovanile alla base della sportiva del futuro. Stiamo continuando a guardarci intorno per quelli che sono giovani da poter portare qui. Ad oggi abbiamo due forestrini con 7 ragazzi che non vanno a voce, non solo 5 forestrini. 7 ragazzi, ragazzi che sono messi in tendenza a livello nazionale per le rispettive fasce di età. Siamo felici che abbiano scelto noi per crescere, per il loro progetto di crescita. Siamo contenti di averli qui e farli crescere, anche perché diventare un centro attrattivo per i settori giovanili è una cosa molto importante di prestigio. Per quali importanti hanno
andati in Green Pass, perché nel settore c'è la sono andati anche gli iscritti a Green Pass. Sì, sono diventati, infatti abbiamo avuto qualche problema con l'accensione di orari, abbiamo dovuto cambiare due o tre volte tra vari dissapori, però questo fa parte di una startup, diciamo. All'inizio della fase. No, ma il nostro obiettivo è quello di entrare realmente col basket in tutte le scuole, stiamo cercando un modo di farlo, abbiamo individuato due soluzioni. Perché Caserta deve tornare in questa città in basket. Sì, aver trovato il posto ci aiuta perché siamo città. Quindi per noi è stato di aiuto sia come visibilità e presenza sul territorio, ma anche per la gestione degli spazi alla luce dell'aumento degli iscritti. Semplicemente come si stavano comportando i giovani negli allenamenti, cioè in tutta questa preparazione, come l'ha visti appunto quelli che sono attivati durante questa stagione? Poi sono importanti perché in questo momento qui sono molto importanti, perché il roster è fatto 10 signori, Aldi, Bani, sono ragazzi che entrano automaticamente a far parte del corpo d'allenamento. Però abbiamo avuto anche bisogno di altri ragazzi, perché qui noi siamo stati molto fortunati, perché per esempio un ragazzo su cui noi contiamo molto è Andrea Spera, e lui nella sostanza deve ancora far vedere a Caserta il che basta ha fatto. Sappiamo che i suoi trascorsi nazionali, nelle sue precedenti esperienze, però perché sei fortunato e noi stiamo recuperando le infortuni. Devo dire che aiutano ad allenarsi, Rosario ha visto l'allenamento di martedì, è il senso, oltre alle parole che diceva Carmen, che era stata già ripetuta, l'importanza del settore giovanile. Oltre ad avere la bellezza di allenare i giovani, di insegnare i giovani, il fatto di poter dare corpo al settore giovanile è perché non potendosi permettere eccessive spese nella composizione del roster per una scuola, poter avere a disposizione dei ragazzi che maturano un'esperienza allenandosi con quelli più vecchi e contribuiscono ad arricchire il gruppo di allenamento. È una cosa importante, questo era una delle ragioni che, al di là del principio dell'importanza del settore giovanile di se stesso, per cui con Lello, Carmen e Marta Pepati abbiamo pensato di incentivare l'attività giovanile. Ma per mettere pressione alle altre figure che hanno avuto a qualche minuto, magari leggiato meno. Ma sai, in questo momento qui Francesco si sta sbattendo, come si usa dire, no? Deve mettere secondo me ancora un po' dei pezzi per poter pensare di definirsi pronto. Quello che però è sicuramente quello che sino ad ora, in queste 6 settimane del lavoro, si è messo più in evidenza, che è stato sicuramente quello che ha contribuito di più, o comunque ha tenuto botta di più in contesto. Niente che poi lui oggi sia pronto per giocare 2 minuti mi sembra un passo eccessivo, però la vita è così, lui avrà delle opportunità. Alla fine uno comunque va, sono esperienze importanti.